frate Gemma! Me ne lavo le mani! Come? Come fu? Leggete! Mia Norina, vi scrivo con la morte nel cuore. Lo fa in vivo. Don Pasquale ha girato da quel furfante. Grazie. Da quella faccia doppia del dottore sposa una sua sorella, mi scaccia di sua casa, mi diseredà infine. Amor mi impone di rinunziare a voi. Lascio Roma oggi stesso e quanto prima all'Europa. Addio, siate felice. Questo è l'ardente mio voto, il vostro Ernesto. Le solite pazzie. Ma se gli pare che... Non partirà, va certo. In quattro salti son da lui, nella nostra trama lo metto a parte, ed io rimane, e con tanto di cor. Ma questa trama si può saper quel sia? A punire il nipote, che oppon sia alle sue moglie, Don Pasquale ha deciso prender moglie. Ma mi diceste... Orben! Io suo dottore, vistolo così, fermo nel proposto, cambio tattica, e tosto nell'interesse vostro e in quel d'Ernesto mi pongo a secondarlo. Don Pasquale sa che io tengo in convento una sorella, mi fa passar per duella e mi non mi conosce, e vi presento, pria che altri mi prevenga, mi vede, resta cotto. Va benissimo. Caldo caldo mi sposa. Carlotto mio cugino ci farà da notaro, ma non resto poi, tocca pensare a voi. Lo fate disperar, il vecchio impazza, lo abbiamo discrezione, e allora... Basta, ho capito. Va benone. Sed Ernesto, sono amico, e ben gli voglio. Voi sapete, se ben gli voglio. Solo prendo il nostro imbroglio, Don Pasquale a Cornellar. Tende
Grazie.